laboratori, sale e cucine aperti ai visitatori. Open Day mercoledì 23 gennaio all'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini di Favara. La scuola superiore diretta da Milena Siracusa ha mostrato i propri muscoli con docenti e alunni pronti a dimostrare accoglienza e a mostrare gli spazi e l'offerta formativa dell'istituto scolastico. La cifra distintiva che ha caratterizzato l'organizzazione delle giornate di apertura alla scuola di quest'anno in realtà è nata da un'idea voluta dai docenti di preparare questo momento di apertura al territorio, organizzandosi a lavorare nelle classi, individuando dei temi da trattare che coinvolgessero più discipline, per cui nei laboratori del primo piano, nei tre laboratori del primo piano è stata sviscerata la cucina ebraica, quindi sono stati preparati piatti legati naturalmente alle festività, anche in ragione del fatto che l'Open Day quest'anno rientra appieno nella settimana della memoria. E nei laboratori del secondo piano, gli altri due, il titolo è stato La strada degli scrittori, per cui abbiamo dato fiato alle ricette di Andrea Camilleri, di Leonardo Sciascia, di Luigi Pirandello e i ragazzi che alle mie spalle si stanno dimostrando agli altri quello che hanno studiato, sia in lingua italiana sia in lingua francese e in lingua inglese, stanno presentando le ricette ma le stanno anche drammatizzando. Nei laboratori del terzo piano è stato affrontato invece il tema dei grani antichi. La scuola, con una lunghissima tradizione nel settore dell'enogastronomia, della sale e vendita e dell'accoglienza turistica, in realtà offre un ventaglio di possibilità molto ampio. Di fatto i ragazzi che scelgono questo percorso di studi, una volta conseguito il diploma, possono fermarsi a lavorare da subito in questo mondo, anche in questo tipo di scuola, con il profilo di insegnanti tecnico-pratici o di assistenti tecnici. Possono anche scegliere di continuare la loro preparazione professionale o iscrivendosi a dei master, a dei corsi di specializzazione proprio per migliorare la loro competenza nel settore, oppure possono scegliere di frequentare l'università e quindi di presentarsi al mondo del lavoro anche con degli altri attrezzi o facendo delle altre scelte. Nei vari piani della struttura scolastica di Viale Che Guevara sono state organizzate diverse iniziative che hanno coinvolto sia il corpo docente e il personale scolastico, sia gli stessi studenti dell'Ambrosini, tanto quelli del corso diurno quanto quelli del corso serale. Abbiamo deciso di rendere omaggio al popolo ebraico, abbiamo preparato in particolare 5 pietanze della tradizione ebraica che richiamano delle ricorrenze particolari. Abbiamo preparato ad esempio il pane azimo, è un pane non lievitato. Abbiamo realizzato anche una doppia treccia di pasta dolce detta callà, che viene preparata durante lo Shabbat, che è il sabato, il giorno del riposo. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, posso dire che ho trovato qui veramente un mondo che non credevo di poter trovare, perché offre, oltre a una preparazione tecnica, naturalmente offre anche una preparazione teorica, delle competenze che sono delle ottime competenze. Io rappresento l'articolazione dell'accoglienza turistica. I servizi che siamo tenuti a espletare sono molti. Andiamo dall'accoglienza dei turisti nelle varie strutture ricettive all'accoglienza in generale in manifestazioni ed eventi. Come scuola comunque veniamo chiamati anche da varie istituzioni ed enti per il nostro servizio appunto di accoglienza. Noi alunni della terza B, insieme ai docenti di italiano, scienze degli alimenti e cucina, abbiamo riscoperto i grani antichi, che sono molto usati nei panifici siciliani e riguardo la propria la tradizione hanno molti valori biologici. Con questo lavoro abbiamo capito che la tradizione culinaria ha molta salute e molto benessere. Per l'Open Day dell'Istituto Ambrosini è stato organizzato anche un omaggio culinario, se così si può dire, alla strada degli scrittori. Sì, abbiamo messo su, rendendo un omaggio, almeno ci abbiamo provato, ai nostri scrittori della nostra terra, per cui la cucina e questi scrittori che ci danno tanto, tanto per poter realizzare dei piatti e delle preparazioni, riprendendo alcuni romanzi, tutto quello che loro hanno citato e hanno scritto, abbiamo realizzato dei piatti
sia di Pirandello, di Tomasi Lampedusa, di Sciascia, di Camilleri. E viene semplice, devo essere sincero, da operatore del settore, mettere su impianti e realizzare i piatti che loro stessi ci danno come input per poter dare qualcosa di buono, di gustoso, ma nello stesso tempo far conoscere ai nostri giovani quello che era la tradizione, quella che era la cucina dei nostri nonni. Alunni e professori hanno dimostrato professionalità, hanno esposto le loro competenze e l'offerta della loro scuola ai presenti, sia con spiegazioni, sia mostrando praticamente la cura e l'impegno necessari in cucina, in sala e nell'accoglienza. Ovviamente il lavoro fatto è stato ben apprezzato dai visitatori e dai futuri studenti dell'Ambrosini, che hanno assaporato i piatti salati e i dolci preparati per l'Open Day, così come hanno apprezzato la cordialità mostrata, anche solo, tanto per dirne una, nel servire un caffè. Ho scelto questa scuola grazie a mia nonna che mi ha incitato e mi ha fatto crescere la passione per la cucina, perché è stata lei la prima a capire che era questa la mia vera passione. Dopo il secondo anno ho trovato pure lavoro presso una pasticceria nel mio paese. Gaspare Ambrosini mi ha portato a conoscere sia esperienze a livello tecnico, quindi il laboratorio, ma anche a livello letterale con i vari progetti per la settimana della memoria, l'uscita nelle varie aziende turistiche.